Di sicurezza sulle strade ha parlato anche il nuovo prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo. La sua attività partirà dall'ascolto dei cittadini e dalle loro esigenze. Alfredo Primante. Inizierà da un viaggio attraverso la provincia per conoscerne problemi ed opportunità. L'attività del prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, romano, 54 anni, una laurea in scienze politiche e l'iscrizione all'ordine dei giornalisti, proviene dalla prefettura di Oristano. Tra i primi temi da affrontare l'emergenza vittime della strada, dopo l'ultimo gravissimo incidente sabato sera, costato la vita a due persone sulla provinciale 43 tra Pietracamela e Prati di Tivo. È una delle questioni su cui ovviamente dovrò intanto studiare, conoscere, capire bene e poi vedere come poterla affrontare in maniera possibilmente efficace, efficiente, ma anche come gioco di squadra. Altro tema sensibile, il lavoro. Il mondo cambia, dobbiamo essere bravi noi ad adeguarci ai tempi, però vediamo, insomma, ecco, io sicuramente anche qui è una delle questioni, quella economica in generale, insomma, economico-sociale che devo ben studiare, ben approfondire. Spopolamento delle aree interne e gestione dei migranti, questi altri due punti sui quali Stelo promette il confronto interistituzionale. Tra l'altro vengo da Oristano, dove quasi tutti i comuni sono nell'entroterra, hanno pochissimi abitanti e hanno grossi problemi di spopolamento, quindi è una questione che sicuramente a me sta molto a cuore. Quindi vediamo anche parlando con i sindaci cosa si può fare, come possiamo fare per valorizzare.